Se mi permetti, Sì. Francesco, abbiamo sempre la solite cazzate cristiane, stavolta rigenerata da questo deficiente che è Mattiazzo, detto vescovo di Padova, il quale a un convegno gli chiedono della polemica che c'è fra creazionismo fra creazionismo e l'evoluzione, no? Sì. Darwinista. Allora, a differenza dei protestanti, che loro, per loro la Bibbia è la Bibbia, punto e basta, non si discute niente, i cattolici invece fanno i salti mortali. E questo povero deficiente mentecato afferma, rispondendo appunto alla domanda precisa, innanzitutto ha esordito, se non altro per rispetto alla persona, vanno contestualizzate le affermazioni effettuate in un ambiente particolarmente surriscaldato come quello presente negli Stati Uniti. Io su questo argomento ho una posizione molto precisa. Allora, c'è stata la creazione divina, beh, e questo povero deficiente dovrebbe come minimo dimostrarlo, cioè non dimostrandolo e affermandolo è un truffatore deficiente, lazzarone, figlio di puttana, pezzo di merda. Cioè, lo so che le mie parole sono pesanti, ma davanti alla truffa, come ci si indigna davanti al venditore di falsi televisivo, così ci si deve indignare anche per venditori di falsi di questo. Che dopo dica, ma è la mia opinione. Sì, Coco, ma la tua opinione non te la stai tenendo, la tua opinione la stai spacciando come una dose di eroina. Per cui se la tua opinione la spacci, la dimostri per piacere. Allora, Stuati dice. C'è stata la creazione divina, cui ha fatto seguito il caso, cioè tutta una serie di situazioni appunto casuali che hanno regolato la fertilità dell'universo. Faccio un esempio: una stella esaurendosi libera atomi di carbonio, ebbene questi ultimi combinandosi possono dare origine a qualcos'altro, esattamente come avviene quando si combinano due atomi di idrogeno e di ossigeno che formano l'acqua. In sostanza, dice sempre questo personaggio, anche nell'ambito dell'evoluzione bisogna fare una distinzione. Lo scienziato non può essere teologo e viceversa. È un problema di ermeneutica. Dio ha immaginato un universo all'interno del quale ci sono anche atomi che si incontrano, ma ciò avviene proprio perché dietro c'è un progetto divino. Voglio dire che Dio ha ideato un mondo in evoluzione continua e gli scienziati non possono negarlo. Come invece fa Margherita Hack. Non si può dire che il mondo è frutto solo del caso, ma neppure negare che dopo la creazione da parte di Dio il caso abbia avuto un suo ruolo. Su questo punto l'articolo di Sorbonne fa confusione e trascura il fatto che la visione della Bibbia è evolutiva. Anche Agostino aveva capito che le Sacre Scritture non sono un libro di scienza, eccetera, eccetera. Beh, a parte il fatto che avete bruciato delle persone perché la Bibbia era un libro di scienza, a parte per questo, e non avete ancora pagato il debito per averlo fatto. Ma il punto più atroce di questo è che prima di tutto si fa un'affermazione a prioristica da fuori di testa. Cioè, la creazione di Dio è un'affermazione fuori di testa. Secondo, si fa un'altra affermazione fuori di testa sull'esistenza del caso che avviene all'interno della creazione. La terza affermazione fuori di testa è il progetto di Dio che determina il caso, che è la terza affermazione da fuori di testa. Cioè, noi abbiamo un imbecille, un criminale, che va in giro a spacciare eroina sotto forma di affermazioni a prioristiche che lui si ritiene in diritto di spacciare. Cioè, guarda che davanti a queste affermazioni si costringono bambini in ginocchio a pregare. Si stupra la società civile, si impongono delle morali che dopo Pera va a dichiarare. Cioè, non è semplicemente da dire questo ha fatto le sue affermazioni, come le può fare un altro. No, ha fatto un'attività di spaccio di eroina. Cioè, come si dice, il mago Brahman per televisione vendeva pozioni inesistenti per far guarire le persone dal cancro. Lui ha fatto esattamente la stessa identica cosa, vigliaccamente, in maniera infame, e con delle persone che non hanno nemmeno contestato. E con un giornalista del Gazzettino, vediamo se è anche un inviato, che scrive a Nicoletta Cozza, che scrive queste imbecillità senza commentarle. Cioè, il cretinismo per lei è una cosa normale. Cioè, solo un giornale come il Gazzettino può scrivere queste puttanate. Sì, ma c'è un dato di fatto, che si pensa che il monoteismo ha sempre la pretesa che tu, dichiarandoti profeta, ispirato da Dio, devi avere gli altri che ti ascoltano, ti obbediscono, e che qualsiasi cosa tu possa dire, in fatto in quanto sei ispirato, consacrato a Dio, hai ragione. Il fatto stesso del creazionismo, del darwinismo, beh, sono arrivati addirittura al punto di dire che
noi siamo i discendenti tra l'incrocio tra Adamo ed Eva, le scimmie, cioè quelle che si sono congiunti con Adamo ed Eva sono diventati gli uomini, e quelle scimmie che non sono congiunte con Adamo ed Eva sono chiamate scimmie. Hanno scritto anche questo, perciò sulle teorie evoluzioniste ne sono tutti quanti. Il problema grosso è che si vuol togliere agli oggetti del mondo la loro qualità divina. Cioè, noi sappiamo che tutto il mondo è fatto da energia vitale, per cui tutti gli oggetti che esistono hanno la caratteristica di trasformarsi da inconsapevoli a consapevoli. Non è che ci sia una qualcosa che ha permesso a che la materia fondamentale dell'universo sia energia vitale. Ne prendiamo atto perché oggi siamo così. Sì. Cioè, prendiamo atto che quella è la qualità, ma non c'è una ragione per cui ciò sia. Ciò è perché noi ne prendiamo atto, per cui tutto il mondo è fatto da soggetti che ogni giorno scelgono, ogni giorno agiscono. Lo stesso Epicuro diceva che un atomo cadendo dal basso verso l'alto qualche volta devia dalla propria rotta di caduta, e quella piccola deviazione che fa è la sua espressione di libertà. E questo vale per tutti i soggetti dell'esistente. Certo, abbiamo delle caratteristiche per cui nasciamo in un certo modo, moriamo in un certo modo e la nostra vita è abbastanza limitata, ma all'interno di quei limiti noi abbiamo la capacità di scegliere, di fare delle piccole scelte quotidianamente, in ogni momento, e questo è l'esercizio della nostra libertà. Se voi estendete tutto questo a ogni soggetto dell'universo, che è un soggetto divino, che ha la sua volontà divina, voi capite che noi viviamo in un grande crogiolo che scelgono, e la ricerca di peito e armonia, peito e armonia, contraddizioni violente, furiose e risoluzioni delle contraddizioni, amicizia e contesa furente, e vediamo quello che è alla fine quella che è la cosmologia antica, che però le cose stanno negli oggetti del mondo. Sì, la volontà, l'anima, al di là delle definizioni, cioè ogni cosa che esiste nel mondo ha una sua volontà. Né caso, né Dio creatore, né progetto divino. Sì, sì, ma infatti, ma il progetto si invia tutto quanto si deve uniformare a qualcuno che l'ha progettato. Se ci possono, noi diciamo che sono miliardi di progetti, che sono miliardi e miliardi, e che ognuno di questi progetti è fatto da chi lo compie, non da un'entità esterna, da un ente, da un Dio che crea i progetti, cioè nel senso... Non esiste un inizio, non esiste un uno da cui si parte. Esistono miliardi di inizi, miliardi di percorsi, e ognuno di questi inizi è fatto dalla volontà stessa, di quell'oggetto, di quella cosa, di quella persona, di quell'animale. E quella volontà non gli è data da qualcun altro, non è l'anima del Dio soffiata dentro alle cose, che anima le cose. Quell'anima gli appartiene, è già distinta, è già presente e parte con la sua volontà. Non c'è il Dio che gli dà il calcio nel sedere e manda avanti le cose. Le cose si muovono perché hanno una propria forza, una propria volontà, una propria decisione, e nessuno gliel'ha messa dentro. Non è un'anima soffiata in Dio, non è neanche la manifestazione di Dio. Cioè, sono cose, esistono miliardi di dei, e questi dei ognuno ha la sua manifestazione e la sua volontà. Dici, facciamo partire il telefono? Beh, siamo stati un po' prolissi, ma tanto a me mi accusano sempre di essere prolisso. 049 700 700 e 049 700 838. Sì, sì. Pronto? Ciao! Ciao, ciao, ciao. Mi va bene? Bene, 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 sì, 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 sì. Niente. Qua, giornale di Vicenza, dunque, cronaca di Vicenza, religione. Oggi entrano in ruolo 132 insegnanti. Scuola. Da qua. E disgrazie non vengono mai da sole. Disgrazie non vengono mai da sole. Mi dispiace per i ragazzi che avevano dopo insegnati di religione. Sì, ma io sempre almeno la picchia, sempre, non ti se troverà tra le ore, che si studia tra le ore, oddio. Certo. Non c'è nessuno in classe. Mi vorrei non mi noto che era sentito, Dio. Dopo qua che c'è il signor vescovo Rino Fisichella, dice sul meticciato ha parlato come un cristiano. Il vescovo Fisichella dice la nostra identità è più debole, il presidente del senato fa bene a difenderla. Sì, sì, ma è uno scontro all'interno della chiesa, perché alcuni sanno dove va a parare queste robe, altri non lo sanno ancora capito. Sì. Cioè, però, non... Anche qua, quando che avessi in casa mia qua,
bassanghe di 60 persone che nel su a Bologna, anche uno qua a 50 metri casa mia, io, ma Dio, che come io si è fatto. So, ognuno ha il diritto di suicidarsi come desidera. Dopo che il crocifisso a Pove ogni 5 anni è l'Antico e Nuovo Testamento, la storia da Abramo a Gesù, una pagina intiera, mezza pagina. Beh sì. Dovrebbero fare ogni 5 anni, dai Ivano. Almeno le fanno ogni 5 anni. Sì, siamo in tare. La crocifissione a tre chiodi, dopo il pellegrino boemo. Di un pellegrino boemo. L'origine della festa risale al 1550. Dopo che i medici usa in difesa dell'aborto, il feto non soffre niente. In effetti la sofferenza arriva molto dopo, se no è come dire che una cellula soffre, non ha il dolore, ha altre percezioni della vita, ma non quella del dolore. Anche questa se ne aveva ammassato, ma insomma anche per qui, che sai che... dopo, Dessner ha scritto, sai che ha scritto altri 3-4 libri, oltre che... Sì, ne ha scritto moltissimi, Sì, ne ha scritto moltissimi, adesso qualche anticatechismo, quello l'ultimo che ha scritto, anticatechismo, 200 ragioni contro le chiese a favore del mondo, Horst Hermann, insieme alla croce della chiesa, dopo che ha scritto... Quello sono delle RM? Sì, RM, sì. Dopo il dio del Führer, il dio il papa del Führer, dopo che ha scritto la chiesa che mente... Sì, ma... tre volumi. È molto impegnato da sto punto di vista, sì. Sì, infatti adesso bisogna aspettare il settimo, ma gli servono per il corso. Il settimo penso che non è che manchi molto, perché è già stato pubblicato in Germania. Non so se hanno pubblicato l'ottavo, ma dovrebbe venire fuori il settimo. Sì. Va bene, asso spazio. Ciao Ivano. Ciao, ci sentiamo. Auguri, ciao, ciao. Pronto? Ciao Gianpaolo. Ciao, mio Francesco. Voglio fare un'affermazione sballata che naturalmente scandalizzerà i ben pensanti. Allontani la radio per piacere. Abbasso un po'. Sì, grazie. Allora, ti chiedevo una cosa proprio da balordo, no? Chi mi dice che la mente non si sia insediata dopo nel corpo? Nel senso che si sia evoluta, infatti l'evoluzione quasi lo vuol dimostrare, no? Nel senso che man mano che vai avanti la mente si evolve, però il corpo può vivere senza la mente, mi sembra di sì, perché qualcuno vive per anni e anni cosiddetto in coma, no? Ma la mente senza il corpo può vivere? Questo mi chiedo. Le cellule non occorre che chiedano alla mente cosa devono fare, lo fanno. Ma guarda che le cellule hanno una mente. Ecco, perfetto, meglio ancora. Allora, non hanno il dolore ma hanno la mente. Certo, ma io non scarterei, appunto, perché io sono con le cose semplici, col regno minerale che è meraviglioso, dal quale esce tutto, penso, no? E proprio mi chiedevo, ma chi mi dice che la mente dopo si sia sviluppata e sia entrata? Perché gli animali, non è che in maniera spregiativa dico ma non hanno sentimenti, non hanno niente, ho capito, non è che convenzionalmente stabiliamo che siamo così, loro sono delle merdacce, scusate il termine, alla Fantozzi proprio, sono pezzi di cacca. Ecco, io volevo solo chiedere, fare un'ipotesi così sciocca, diciamo. Vi saluto e ciao Gianpaolo, ciao. Beh, sul discorso della mente qualcuno ha dato via anche alle teorie della reincarnazione, insomma, però per me non è che abbia molto valore. Sì, beh, è un po' difficile scindere adesso queste caratteristiche, nel senso che queste caratteristiche ormai sono... Tante illuminazioni di Casini o Berlusconi rafforzano in noi la necessità vitale del non credo. Per me, sotto gli influssi della New Age, politeismi e monoteismi fanno tutti capo al divino. Non so se hai capito. Ok, bravo, dai. Ciao. Beh, divino dipende appunto poi dalla ragione di produzione, se è un divino bianco o rosso, ci possiamo anche intendere, insomma. Pronto? Scusa, sì, dimmi. No. Sì. Sta attento, Alexander Loving, cosa che intendevo? Loving è un allievo di Reich, praticamente. No, io gli allievi... Ha fatto i libri, quelli per l'astrolabio?
Sì. Io diffido sempre degli allievi, eh. Beh, qua così è interessante, cioè, però non è una lettura che mi ha particolarmente impressionato. Sì, io comunque diffido sempre degli allievi, anche perché di Riker si sono buttati tutti quanti sulle sue macchine, sulle sue invenzioni, è un po' come su Castaneda, no? Si sono buttati tutti nei passi, nelle tecniche, nelle... non ho capito niente. Comunque è abbastanza... come ho letto, guardato una scorsa, insomma, penso che sia... non so... Va bene, dai. Qualcosa va bene. Va bene. No, ma sono alcuni testi interessanti, cioè, però non è un autore di quelli che mi ha molto ispirato, nel senso sì. Non è inutile, però non è. A mio avviso è per la mia esperienza è tremendo. Sì, perché passa da una psicologia, diciamo, alla psicologia del corpo, della via energetica. Sì, sì, no, loro hanno capito probabilmente tutto il discorso complessivo di Castaneda, però danno importanza a cose che sono più tecniche, più immediate. Niente. Vabbè. Ciao, scusa tu. Ciao. Ultima telefonata, pronto? Dal pubblico, sono Alessandro, dal pubblico che mi dice, no, cioè i credenti privati, i greci, dal pubblico non si può fare il privato la bottega. Da datore di lavoro diceva che era la giustiniera, i greci domiciliari diceva che era la Bertilla. Ciao. Allora, vabbè. Una cosetta volevo dirvi a tutti i cristiani che sono in ascolto: ricordatevi che Ratzinger ha detto no alle religioni, fai da te. Cioè la verità è la verità di Ratzinger, la legge è la legge di Ratzinger, tutti gli altri si devono mettere in ginocchio davanti alla verità e alla legge di Ratzinger. Chiaramente questo appartiene ai cristiani che sono in ascolto, esatto. Per cui mi raccomando cristiani, il Gesù di Nazareth, lo so che ci sono altre descrizioni, altre volontà che sia diverso, ma è quello che vi dice Ratzinger. Le leggi sono quelle che piacciono a Ratzinger. I comandamenti sono gli stessi. Questo è il significato no della religione fai da te. Sì, no, ma infatti a parte che, come noi diciamo da molti anni, vedete che il monoteismo anche qui in Occidente, la Chiesa Cattolica, ma soprattutto i cristiani, stanno cercando di ritornare all'Inquisizione. E questo significa chiaramente che lo scontro futuro, come abbiamo sempre detto, è tra la visione pagana, politeista, e la visione del monoteismo. Il monoteismo non si distingue tra Islam, cristianesimo, cattolicesimo ed ebraismo. Naturalmente se qualcuno vuole costruire qualcosa diverso da Ratzinger, è bene che manda a quel paese Ratzinger. Posso aggiungere un piccolo particolare? E alcuni militanti della Chiesa Siamo Noi sono andati a Colonia a distribuire preservativi. Sono stati menati. La Chiesa, vi ricordo allora che la Chiesa Siamo Noi si staccò dalla Chiesa Cattolica a Vienna proprio per condannare Wojtyla e la sua difesa dei vescovi pedofili. Sì, ma sono a Colonia a milioni di giovani a distribuire i preservativi. Esatto. Hanno preso anche le botte perché distribuivano preservativi, non buttavano bombe. Loro hanno il diritto di avere una lettura diversa dei Vangeli di Gesù di Nazareth. Sono stati aggrediti soltanto perché distribuivano preservativi. Sì. Cioè non facevano attività sovversiva, non convertivano le persone, ma solo il fatto di distribuire i preservativi sono stati aggrediti. Questa è la dimostrazione di qual è l'istinto. Comunque ci sono anche nel cattolicesimo, c'è tutta una ribellione interna, infatti Ratzinger lo ha detto, devo chiudere adesso. Ratzinger lo ha detto, cioè ciò che ci distrugge non è tanto le altre religioni, ma è che le persone vogliono vedersi un Gesù loro, un Gesù storico, un Gesù diverso da quello che i Vangeli. E questo danneggia moltissimo la Chiesa, ma va benissimo, non ho niente contro queste cose, queste forme di volontà di leggere le cose in maniera diversa. D'altronde voi avete sentito a questa radio, no? C'era Franco Carraro che diceva che il conosci te stesso appartiene a Gesù. In realtà non è nei Vangeli ufficiali, però c'è un'affermazione del genere che trovate in Tommaso Didimo. Cioè nel Vangelo di Tommaso Didimo c'è questa affermazione di Gesù. Chiaramente io la riconosco un po' come proveniente dalla Grecia, fa parte un po' dell'ellenismo della Palestina, però sta di fatto che c'è, però non c'è nei Vangeli ufficiali.
Però naturalmente ognuno ha il diritto di prendere le cose là dove le trova e là dove quelle cose costruiscono delle assonanze col proprio animo. Per cui ognuno ha il diritto proprio di costruire la propria vita. Ciao a tutti. Ciao Francesco. A tutti, e io ricordo domenica 4 settembre, Cittadella, festa dei Veneti, alle ore 16 c'è la manifestazione con l'Aldea Reitia. Ciao e a tutti. E alle 19 ci sentiamo, ciao a tutti.